Salve a tutti, io sono Martello e oggi si sbatte forte con il Ching Ring. Accessorio di piccole dimensioni che non può mancare nel proprio parco giochi batteristico. Sto parlando del Ching Ring. Un piccolo piatto a forma circolare con aggiunta di sonagli. Il suo utilizzo principale è quello che vi ho mostrato nel video delle coordinazioni del Charleston, cioè basta appoggiarlo sopra il piatto per avere un suono più corposo quando suoniamo col piede. In questo video invece vi mostrerò come utilizzare questo divertentissimo accessorio in altri tre modi. No, un momento, non lo lanceremo contro i nemici come Xena principessa guerriera. Sarebbe bellissimo, ma no. Rimanete fino a fine video per scoprire i suoi utilizzi inoffensivi e soprattutto per sapere come averne uno. Partiamo dal Ching Ring posizionato sopra il Charleston. Come abbiamo già visto, questo dona corposità al chic quando suoniamo col piede, ma non solo, perché possiamo colpirlo con la bacchetta per creare ritmi differenti dal solito piatto in ottavi. Spostiamo il Ching Ring sul piatto Ride e mettiamolo a ridosso della vite dell'asta. In questa maniera avremo l'effetto rivetto in aggiunta al suono del nostro piatto. Prendiamo il Ching Ring, spostiamolo sul rullante e fissiamolo con un po' di gaffa. In questa maniera avremo un suono acuto e asciutto con tanto di sonagli. Una sorta di suono elettronico ma con un rullante acustico.
Visto? Il Qing Ring è un accessorio molto interessante che può essere sfruttato in tantissime maniere. Questo in particolare è una creazione di Head Custom Cymbal, che mi ha donato questo gioiellino per i tanti lavori che gli ho fatto fare sui miei piatti. Vi lascio il suo link in descrizione. Bene, anche per questa puntata è tutto. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e mi raccomando, iscriviti al canale. Ci vediamo al prossimo video di Martello Drummer.